concreta, ragionevole, capace di mediazione, realistica, attenta alle esigenze di tutti, aggiornata, sempre aggiornata. Ti riconosci tra queste caratteristiche? Queste sono le caratteristiche che ogni donna sfodera ogni giorno della sua vita e fa tantissimo quello che fanno. Stamattina riflettevo, ascoltando una signora in studio, riflettevo sui miei 15 anni da consulente nutrizionale, dove in questi ultimi 15 anni di attività mi sono dedicata molto all'alimentazione funzionale, al vivere secondo natura, all'alimentazione naturale. E vedo come questa mia passione sull'alimentazione naturale e sul vivere secondo natura come viene trasmessa verso gli altri, perché ascoltando questa signora capivo il bene che aveva prodotto su di lei, ma come su tantissime altre, questo aiutare a sentirsi in forma, ma non soltanto in una forma fisica piacevole e gradevole, ma anche in una forma fisica anche e mentale, come ha aiutato ad affrontare le difficoltà quotidiane, sentendosi con più energia, con più agilità, con più lucentezza a livello mentale. E questo dà ancora maggiore soddisfazione e maggiore, diciamo, un affiatamento maggiore verso il mio lavoro. Questo perché noi donne sappiamo benissimo, conosciamo bene l'influenza dei nostri ormoni. I nostri ormoni come cambiano? Già basta pensare quando si ha il ciclo, come questa cosa cambia nel nostro corpo, come ci gonfiamo un pochino di più, come il nostro peso tende a salire un po'. E in questo momento cosa succede? Noi siamo molto più vulnerabili alle situazioni, siamo molto più vulnerabili alle parole. E fatalità, in quel momento lì cosa succede? In quel momento lì qualcuno punta il dito, qualcuno in famiglia ti dice: ma guarda come sei ingrassata, ma guarda come stai aumentando di peso, ma mangia di meno, ma vai a farti vedere un po', controlla la tua alimentazione, senza tener conto di tutte queste cose che noi facciamo giornalmente. Ma questo perché? Perché le parole pesano su di noi, tutte queste parole pesano. Quando noi cambiamo il nostro assetto ormonale, quando col cibo modifichiamo la nostra alimentazione, modifichiamo i nostri ormoni, e questo lo spiego ampiamente sul corso sulla menopausa. Cosa succede quando noi cambiamo il nostro ormone? Come dicevo prima, siamo più vulnerabili alle parole che ci arrivano dall'esterno, a tutto questo dirci contro, un qualcosa che noi lo sappiamo, ci stiamo lavorando, però vanno a caricare, vanno a puntare sempre sul nostro aspetto fisico, sulla nostra spontaneità, sul nostro essere donne. E in questo momento qua cosa succede? Succede che le parole, come dicevo prima, pesano. Le parole pesano. Pesano e caricano tutte su di noi. Caricano sullo stomaco, caricano sulla nostra digestione. Sul come carica sulla nostra digestione, come affrontarlo, anche questo poi vi spiego meglio durante il corso della menopausa. Ma caricano su di noi come dei mattoni. E questi mattoni, difficile da digerire, difficile da far andare giù una parola sbagliata. Pensate che noi siamo l'unica specie che ha il dono della parola e anche l'unica specie che ha perso la capacità di saperla utilizzare. Se invece di dire: guarda come ti sei gonfiata, fai qualcosa, prova a vedere qualcosa, piuttosto proponi a questa tua amica, a questo tuo genitore, a questa la mamma, la zia, a chi è, invece di puntare il dito su un difetto, proponi qualcosa di più salutare, perché magari è facile puntare il dito su un difetto e poi magari portargli le pastine così per compagnia, per fare festa. Piuttosto portali, non so, portala fuori a camminare, portala fuori a bere un centrifugato di frutta, proponili un frutto, proponili un cereale nuovo, una ricetta nuova che non ha mai utilizzato. Condividi altre cose senza puntare il dito, perché non stai facendo altro che
caricare, aggiungere un mattone di più a questa situazione che già si sta aggravando, perché gli ormoni cambiano, noi donne siamo più vulnerabili, come ho detto prima, andiamo più verso la stanchezza e non sempre si può rispondere. Questa donna a volte si trova un po' in difesa, ma non in difesa perché non si sappia difendere, perché le donne si sanno difendere benissimo, si trova in difesa per un buon senso, per il buon senso che dice: ma qua meglio non rispondere, per non creare una polemica, per non creare un dramma. E tutto questo carica sullo stomaco, proprio in questa parte qua, qualcosa si chiude. Al momento in cui qualcosa si chiude, io non digerisco più, continuo la mia digestione, ha prodotto acqua, perché appena comincio a masticare, cosa faccio? Cominciano i succhi gastrici a prodursi. Una volta che si sono prodotti questi succhi gastrici e qua ho un blocco, questa è acqua che c'è nel mio organismo. Quest'acqua che c'è nel mio organismo da qualche parte deve essere mandata fuori. Ci entra in gioco il sistema linfatico. Il sistema linfatico trova quest'acqua, cos'è che fa? Lo prende, lo convoglia e dove lo porta? Come a fontana, lo porta verso su. Una volta che è salito, comincia a distribuirlo in vaso. La prima cosa che sentirete, se non state digerendo bene, se avete stati molto di tensione, emotivi molto forti, sicuramente la sensazione di avere i capelli che si sporcano. I capelli che si sporcano perché? Perché tutta quest'acqua che sta andando fuori, che deve evaporare, deve uscire. Poi, come a fontana, casca. Già ritroverete acqua sulle braccia, acqua sui fianchi, acqua sulle gambe. Vedete come è tutto una cascata, è tutto un circolo. Cioè, una donna che è capace di fare, di avere tutte queste qualità, si ritrova a ottenere il contrario di quello che lei sta facendo. E a volte perché? Perché già in una situazione ormonale difficoltosa, che cambiano, una situazione anche esterna, una pressione esterna. E se parlo degli ormoni e il cibo, la tavola può essere il tuo più grande amico, non il nemico che tutti pensano, che di solito si sente parlare: oddio, devo rinunciare a tutto. In realtà non devi rinunciare a tutto, devi solo conoscere quali sono i tuoi alimenti specifici, perché ognuna di noi, ok, ha una digestione, ha un ricordo, ha uno stile di vita. Pertanto capire questa alimentazione, questa persona, come inserirla, come adattarla alle proprie esigenze. Uno degli errori che spesso si commettono, ma ingenuamente chiaramente, è quello di dire: beh, devo far da mangiare per tutta la famiglia, dunque per me non c'ho il tempo, io mi adatto a quello che mangiano gli altri. Non è una cosa molto equa questa, perché tutti adatti a quello che mangiano gli altri, ma nessuno che si adatta a quello che mangi tu, nessuno che fa qualcosina di quella che fai tu. Allora chi è che sta facendo la cosa sbagliata? La sto facendo io perché mi devo sentire in colpa senza concedere, cioè senza che gli altri mangiano niente di quello che sto facendo io. Ad esempio, una signora in studio mi diceva: guarda, che non è bello che mia figlia veda che la mamma mangia diversamente, pertanto io mi devo preparare, devo mangiare le cose che mangia mia figlia perché non veda che io mangio diversamente. Ok, gli ho detto, bene, e tua figlia quanti anni ha intanto? La figlia aveva 8 anni, cos'è che mangia tua figlia? No, perché dei bastoncini, delle cose preparate, così, sai, è una bambina, devo dargliele. Allora io dico: ma facciamo un ragionamento, cioè tu devi mangiare le cose che mangia tua figlia perché lei non veda che tu mangi diversamente? E se tua figlia comincia a mangiare meglio, non è meglio per tutti? Non sarà più educativo fare un discorso di educazione alimentare in casa, vedere che il genitore mangia bene, non che il genitore torna a mangiare come bambino, tra virgolette, anche se i bambini non dovrebbero mangiare queste cose, dovrebbero mangiare cose della natura, cose salutari, però vabbè, non entriamo in discussione del mangiare dei figli, non è l'argomento di questo video.
E quindi non cedete, cioè fatevi valere, fate valere le vostre opinioni. Se la vostra idea è giusta, è realistica, è aggiornata, è ragionevole, siate concrete veramente, perché in fondo lo siamo tutte. Pertanto tirate fuori questa grinta, questa consapevolezza, questa capacità di far star bene tutta la famiglia e starete bene per prima voi stesse. Non tenetevi dentro le pressioni, i carichi che vi arrivano dall'esterno. Espandete questa vostra idea di benessere, di realtà, di star bene. Trasmettetelo anche alla vostra famiglia. E così i rospi che erano caricati sullo stomaco sicuramente salteranno fuori, scapperanno via proprio. Ok? Vi aspetto nel prossimo video e nelle prossime chiacchierate insieme.